Allora, mister, sono stati dei giorni molto difficili a livello di tensione, soprattutto la giornata di oggi, insomma, l'abbiamo vissuta con estrema ansia, ma finalmente adesso possiamo dirlo, insomma, il Foggia in Serie C. Foggia in Serie C, una gioia immensa perché veramente va a terminare un anno durissimo, pesantissimo, però alla fine bellissimo. Non ci poteva essere finale migliore. Abbiamo meritato sicuramente di arrivare prima, al di là del fatto che i punti di prelevazione del Bitonte sono stati decisivi perché abbiamo fatto una grandissima annata partendo dall'11 di agosto, quindi penso che tutti dobbiamo essere felici di questo. Va un grande ringraziamento alla società, un grande ringraziamento ai giocatori che tuttora stanno qua, da Gentile Capitano, ad Anelli, a Fumagalli, Salvi, Quasni, Di Ienno, Di Masi e Baba e di Stasio che sono rimasti con noi, ma anche a tutti quanti gli altri, perché veramente hanno fatto un grandissimo campionato, una grandissima annata e la società è stata straordinaria in tutti i momenti. Ha fatto un grandissimo lavoro anche il nostro team manager Diego Valente, ha fatto un grandissimo lavoro d'equipe, i magazzinieri, la segreteria. Insomma, grazie anche ai tifosi che sono stati sempre vicini dal primo all'ultimo momento. C'è anche da dedicare al magazziniere ad Antonio che purtroppo è scomparso prematuramente proprio 3 giorni prima del lockdown. È stato veramente un destino crudele, un destino bruttissimo e quindi la dedichiamo anche a lui questa vittoria. E la dedico soprattutto oltre che alla tifoseria di Foggia, che è una tifoseria meravigliosa, alla città di Foggia, perché negli anni passati è stata sempre maltrattata, bistrattata, sia dal punto di vista televisivo, sia dal punto di vista prettamente sportivo. E oggi devo dire la verità, devo fare i complimenti a tutte le istituzioni federali, dal presidente Gravina al presidente Ghirelli, passando per Sibilia e Barbiero. Siamo veramente nelle mani di gente seria che non si fa condizionare da niente, perché ha vinto la giustizia. Ci sono state voci questi ultimi giorni che poteva esserci una decisione politica. Io non ci ho mai creduto, sono sempre stato convinto che la giustizia alla fine trionfasse e ha trionfato, e questo va a merito anche veramente a una classe dirigenziale sportiva che è eccellente e di primissimo livello. Mister, tra l'altro, tra tutti i ringraziamenti dobbiamo ringraziare anche Ninni Corda, no? Perché da allenatore Ninni Corda ha vinto un altro campionato. Ma mi fa piacere che ho vinto il campionato come l'ha vinto Marino, come l'ha vinto Zeman e come l'ha vinto Stroppa. Negli ultimi 35 anni, se non sbaglio, siamo stati in quattro a vincere questo campionato e essere accostato a certa gente mi fa solo piacere. Adesso faccio un altro ruolo che ho ricoperto anche nelle passate stagioni, sono sicuro che riusciremo a fare molto bene anche in questa stagione. A partire da domani, direttore, già all'opera per il rinforzamento, la campagna di rinforzamento della squadra. A dire il vero, non si è mai fermato. Chiaramente, adesso con l'ufficialità della Serie C è tutta un'altra storia. Sì, è tutta un'altra storia, però adesso vorrei 12 ore, 14 ore, 16 ore godermi questa vittoria e poi assieme a Mister Capuano, assieme alla società, inizieremo a definire gli ultimi colpi di mercato e sperando che di fare una squadra competitiva, ma sono sicuro che questo avverrà.